Ed eccoci dopo una pesante scalinata fatta nell'interno della torre per salirci, col caldo pestilenziale che fa. Adesso per fortuna c'è un po' d'arietta, però con il caldo che fa è ancora più faticoso salire fin qui. Comunque ci siamo arrivati. Guardate che meraviglia, questo qui è il castello di Heidelberg, ovviamente, che abbiamo già filmato più di volte, l'abbiamo visitato stamattina. Veramente una cosa spettacolare, come sempre. Vedete che bello. E di qua c'è tutta la città, il resto della città, la parte della Neckar che va verso il nord della città, il famoso ponte sulla Neckar che attraversa il fiume per portare all'altra riva, dove andremo noi dopo. Andremo a fare la lunga passeggiata sulla Neckar, proprio iniziando là, vedete dove c'è quella zona dove sto indicando io, ecco esattamente. Per fortuna adesso si è formata un po' d'aria. Laggiù c'è il Molkenkühe, il hotel dove sono andato la prima volta, e facciamo il giro adesso. Vedete, continua di qua la Hauptstrasse dall'alto, guardate che la strada principale della città, l'altra chiesa che noi andremo a visitare dopo, magari anche all'interno, non mi ricordo se l'avevamo già visitata quando eravamo venuti le altre volte. E poi qua tutto il resto della città di Heidelberg, con tanto di Neckar di nuovo sullo sfondo. Vedete, prima avevamo ripreso da dove c'era il castello, quindi una ripresa diversa, adesso un pochino più in basso e un po' più spostato. Ah, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, il battello che vorrei prendere io per fare il giro. Ci informeremo, ci dovremo anche dare una mossa, perché mi sembra che l'ultimo sia alle 4:30, noi eravamo andati a chiederlo verso le 5, comunque dettagli. Uno dei torrioni, più che il torrioni, cioè uno delle... adesso non mi viene in mente come si chiamano, comunque. Adesso andiamo a visitare un altro pezzo della città, facciamo la... andiamo nella piazzetta, adesso da qui forse si vede anche questa torretta, come si chiama, dove c'è il castello. Vedete, quella piazzetta là in fondo. Facciamo tutto il giro dietro, andiamo a vedere l'università e poi andiamo sulla Neckar, sperando di riuscire a fare il giro sul fiume. Un saluto da qua.